Buongiorno a tutti e buona domenica, buon 31 gennaio 2021, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il calendario cristiano, il Buon Seme. Anche oggi leggeremo due versetti della parola di Dio che troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5 e al capitolo 8. Dice così la scrittura: Gesù ha detto: Io non posso fare nulla da me stesso. Cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E il titolo di questa meditazione è Gesù, la sua sottomissione. Mangiando del frutto proibito, Adamo agì in modo indipendente dalla volontà di Dio, assecondando invece la propria volontà. I suoi discendenti, proprio come lui, organizzarono le loro vite senza tener conto di Dio, perché l'uomo, stoltamente, pensa di essere padrone di se stesso e di avere tutto il diritto di fare ciò che vuole. Non è mai stato così per Gesù, perché la volontà di Dio regolava tutta la sua condotta ed era la sua ragione di vita, la sua gioia. Lui non faceva nulla e non voleva fare nulla senza di lui, senza il Padre. Qualunque cosa facesse o dicesse, egli agiva sempre secondo la volontà del Padre. Prima dell'inizio del suo servizio pubblico, pensa, Gesù digiunò per 40 giorni. Satana, essendo a conoscenza di ciò, gli suggerì di servirsi della sua potenza per trasformare delle pietre in pane. Ma Gesù non sfruttò mai la propria potenza per se stesso. Era la parola di Dio che lo faceva vivere e sarebbe stato Dio a nutrirlo. Infatti, quando gli comunicarono che il suo amico Lazzaro era ammalato, Gesù attese un ordine dal Padre per recarsi da quell'amata famiglia. E pensate che quando arrivò, Lazzaro era già morto da 4 giorni. Ma Gesù lo risuscitò e in tal modo il Padre rese manifesta la gloria del Figlio. Poco prima della crocifissione, Gesù sostenne un terribile combattimento. Dio voleva salvare gli uomini peccatori, ma per farlo Gesù doveva portare su di sé tutti i loro peccati e subirne il castigo. Questo era molto doloroso per Gesù, perfettamente santo e senza peccato. Così supplicò Dio con alte grida e con lacrime. Ma poiché la volontà di Dio viene prima di tutto, Gesù sottomise la propria a quella di Dio, offrendo la sua vita per me e per te. Come da ogni meditazione vogliamo trarne un'applicazione per noi stessi. E quindi, ponendoci la domanda, cosa ci può trasmettere questa ubbidienza di Gesù? Cosa possiamo cogliere da questo insegnamento, da questo esempio? Ebbene, è molto semplice. Ci sono delle scelte nella nostra vita che dovrebbero assolutamente essere sottoposte all'autorità dello Spirito Santo, di Dio. Come per Gesù, quando nel giardino del Getsemani stava soffrendo veramente tanto per il peso che doveva sopportare sulla croce, cioè di caricarsi di tutti i nostri peccati, lui disse una frase che dovremmo ricordarla e intarsiarla nel nostro cuore. Gesù disse: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Che questa possa essere la nostra preghiera in base a quello che stiamo vivendo, in base a quello che stiamo affrontando, anziché prendere delle decisioni affrettate, ma non solo nella nostra vita pratica, familiare, giornaliera, ma anche nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di servizio a Dio. Una delle nostre priorità quando chiediamo qualcosa a Dio è: Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia. Proprio come recita una preghiera che molti la ripetono a memoria, ma è molto importante non recitarla, ma comprenderne il significato. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, ma dove? Nella mia vita. Così come è fatta in cielo, sia fatta in terra nella mia vita. In cielo
È semplice l'esempio da fare. Gli angeli gli ubbidiscono alla parola. Dio dice qualcosa e gli angeli ubbidiscono senza assolutamente dubitare. Così dovremmo essere anche noi, proprio come recita proprio questa preghiera: sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo, così sia fatta sulla terra e nella mia vita. Detto questo, io ti saluto, ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano 2021. Da domani saremo nel mese di febbraio, il tempo passa, ma noi continuiamo a vivere nella grazia di Dio, con la gioia e la pace che ci dà il Signore. Ti auguro buona giornata, buona domenica e che Dio ti benedica. Shalom!